di ben 16 articoli, lo stralcio dell'articolo 3 in materia di etichettatura di prodotti alimentari, cambiando così l'intero impianto del provvedimento in questione. Evidenzia la differenza strutturale e funzionale tra i due rami del Parlamento. Si crea così una sorta di monocameralismo blindato, nel quale l'unica Camera effettivamente decidente è il Senato in questo caso, con la conseguenza che la Camera deve limitarsi a ratificare le modifiche intervenute, senza poter approvare concretamente proposte emendative. Grazie. La ringrazio, onorevole Battelli. Ha chiesto di intervenire l'onorevole onorevole Pini, su che cosa? Chiedo scusa Presidente, causa la rottura di un treno sono arrivato con colpevole Allora, ritardo la e come... Presidenza ne prende atto. A questo punto lei non ha potuto intervenire nella prima fase, essendo lei relatore, io non le posso dare la parola in discussione generale, però siccome ha un tempo può utilizzarlo in sede di replica. No, chiedevo molto semplicemente anche per l'economia dei lavori se posso depositare la relazione di minoranza che la si dà per Però lo possiamo scontata. fare sempre in sede di replica, perché in questo momento io posso darle la parola sull'ordine dei lavori. Diciamo che in questo senso me Chiedevo lo ha solo, preannunciato e esatto, no, appena... l'avevo già annunciato in commissione, ma semplicemente l'atto Va bene, formale a questo dovevo punto in sede di compiere. replica lei mi dà, a titolo di replica, io le do la parola e lei mi consegna Perfetto, l'intervento. La grazie. ringrazio. Onorevole Kronbichler, prego. Grazie Presidente, cari colleghi. Sarebbe bello, sarebbe prova proprio del nostro senso dell'essenziale e di prontezza di riflessi se dedicassimo questa, cioè la discussione sulla legge, cosiddetta legge europea, alle cose che in questo momento succedono, diciamo così. È come, diciamo così, parlare dell'Europa, sul perché siamo arrivati a questo. Ecco però questo disegno di legge è un bel esempio come oggettivamente a spiegare, anche a far capire perché si arrivi a questo, perché oggettivamente contiene dei paradossi che sfiorano la commedia. Faccio un elenco dei fondamentali contenuti in questo testo di governo. Stiamo votando un testo che contiene